1. I millennial etero sono ben disposti a l'sesso a tre ma temono ancora il giudizio degli altri, gli uomini lo farebbero solo con due, o più, donne. Per le donne la combinazione è meno rigida ma non sono granché propense a l'terzo incomodo in una relazione stabile 2. La ricerca, condotta in Canada su 300 universitari eterosex, registra un aumento del sesso anale e orale, ma non di quello di gruppo. Il messaggio sociale che arriva è che è cool quando due donne fanno sesso, ma non lo è per gli uomini. La vecchia generazione definisce i millennial noiosi, non sono bravi nel fai da te, non sanno aggiustare macchine e case, e non hanno il coraggio di fare triangoli. Di sessualità parlano più frequentemente e liberamente, ma, secondo gli studi della University of New Brunswick, questa apertura è limitata, la sperimentazione è inibita da paure tipo il sesso fra uomo e uomo. Molti studenti coinvolti nello studio, erano ben disposti al ménage à trois ma non lo cercavano attivamente. Per le studentesse la combinazione preferita è risultata essere un uomo e due donne. La ricerca è stata condotta in Canada su 300 universitari eterosessuali. Spiega la dottoressa Ashley Thompson, oggi c'è un maggiore accesso al porno e si vedono più atti e comportamenti sessuali. Sentivo gli studenti parlare di triangoli e sesso di gruppo, e volevo capire. Avendone l'opportunità, le donne sembrano meno rigide sulla scelta della combinazione, mentre gli uomini, per la maggior parte, vogliono solo partner femminili. Entrambi preferirebbero farlo con qualcuno che conoscono, ma questa preferenza è più forte nelle donne. Gli uomini sono più interessati a fare questa esperienza con la partner, le donne sono meno propense a far entrare una terza persona nella loro relazione più intima. Si registra un aumento del sesso anale e orale, ma non di quello di gruppo. Il messaggio sociale che arriva è che è cool quando due donne fanno sesso, ma non lo è per gli uomini.